Ciao ragazzi e benvenuti alla 38esima parte di Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. Allora ragazzi, in questa parte qua si andrà a svelare il mistero delle porte chiuse a chiave, che necessitano di una chiave appunto per essere aperte. Allora, le ho? Sì, le ho, bene. Allora, direi di partire con non so quale, perché non so il livello di mistero in ogni dungeon. Allora, vediamo un po'. Partirei dal Gran Ghiacciaio, che forse non è tanto alto come livello di... Ehi, dov'è? Dove sta? Eccolo qua. Livello di mistero 2. Quindi dovremmo farcela, va? Sì, esatto. Ma prima cambia i membri. Mi va benissimo lui, però Imolga deve riposare perché le onde V di tipo psico andrebbero bene per... Dov'è Subat? Oh, dove l'ho messo? Beh, dai, va bene anche lei, va. Già. Quale forma farà assumere a lei? La forma danza o la forma canto? Facciamo la forma canto. Ok. Dovrebbe essere quella che ha il tipo psico, vero? Esattamente. Ma ovviamente essendo di livello basso deve livellare lei, non avendo partecipato un bel po' alle missioni, perché ovviamente non volevo crepasse e mi consumassi tutti i revitalizzanti. Ah, era vitale semi, scusate. Non lo so ragazzi, da quando ho ricominciato solo il... che mi scappa di... come si dice? Dire revitalizzante al posto di revital seme. Anzi, a dire il vero non ho ricominciato neanche sole, ma ultra sole. Perché sì ragazzi, avevo completato tutto, ma poi mi sono detto, vabbè, mi sono rotto tanto, non è nessuno di importante. Tanto il Festiplaza neanche mi piaceva come l'avevo fatto, quindi ho detto vabbè, chi se ne è. Tanto per una volta che non ho niente da ricominciare, ricomincio questo. E l'ho ristartato con una squadra più figa di prima, perché Julin 92 può. Because you can, Julin 92. Vabbè. Cose a parte che non c'entrano. Direi di concentrarci perché... Insomma, allora... Eccolo qua, dovrebbe essere proprio qui. Il passaggio... Tra l'altro ostruito dal ghiaccio, se non erro. Ok. Envoar, grazie. C'è una porta verde, you don't say. E la apriamo. Allora, c'è Breviary qui dentro, per dire. Roba interessante, direi, anche. Ok. Il custode Breviary se ne va. Cioè, praticamente, ragazzi, c'è l'interruttore per allenarsi, l'interruttore allenamento, insomma. Ah, ci sono molti breviari a guardia della porta, quindi penso non si possano reclutare, ma questa è solo una mia supposizione perché non ho niente per provarlo. Ma guarda quante teche lusso che mi date, tutte nere poi. Cos'è, razzismo frateche? No, dai, scherzo, ovviamente. Allora, c'è un'altra zona nella quale posso andare, che la mappa mi mostra e mi dice, ehi, non sei andato, va a vedere che c'è da... Dai. Ok, a parte che ho detto un là, come se avessi il raffreddore tipo, va a vedere che c'è da... Scusate ragazzi. Mi è scappato, l'ho detto come se fossi stato raffreddato, invece non lo sono. Vabbè.
anche i dettagli a volte non so perché, ma sapete com'è, ti sfuggono certe cose, non sai nemmeno tu come mai. Qui non si vuole da nessuna parte. Qui c'è Mienfu, dove scappi. L'uccellino in gabbia dietro la porta, non è più in gabbia. Infatti guardatelo, breviario era anche lì. Non era una vera e propria gabbia, però insomma, capiamoci ragazzi. Allora adesso però io devo controllare se ho leva di sfera e se non ce l'ho devo tagliuzzare il video, perché forse non ce l'ho. Allora ragazzi, sono un po' fregato, nel senso che sapete cosa? Mi libro di questi Trubbish e poi ci rivediamo quando sarò di ritorno al Poké Paradiso. Vabbè, mi dissero che sono fuggito dal Gran Ghiacciaio, però insomma almeno non ho perso niente. Quindi gioco, potevi anche startene zitto. Però forse è stata la Chunsoft a sbagliare, a mettere giù diciamo il messaggio. Comunque ragazzi, direi adesso di vedere. Ah, ok, prossima tappa quindi grotta di pietra. Però stavolta utilizzerò questo trucchetto, ovvero ragazzi andrò a fare una missione anche, così almeno facciamo un doppio guadagno. E nel caso della grotta di pietra però dovrebbero essere meno, molti meno, diciamo, come si dice, piani, ecco. Oddio, perché non mi veniva la parola, non chiedetemelo nemmeno, perché si vede che ragazzi, non so, sarà la conseguenza di andare a lavorare di pomeriggio, boh. Eh sì, purtroppo ragazzi, il vostro Giulio a volte è più cotto quando lavora di pomeriggio che non quando fa la mattina. Ma sapete com'è la ragazzi, se il boss vi dice che dovete andare di pomeriggio e non di mattina, non potete farci nulla, vero? Esatto, un po' come quando siete a scuola, non potete mica ribellarvi, cioè agli orari. Se vuoi andarci devi andarci all'orario che ti viene detto, ovvero sempre mattina. Poi vabbè, erano bei tempi, erano tempi migliori là forse, perché ragazzi in un futuro potrei anche avere sia mattina che pomeriggio, quindi potrei avere poco tempo. Tipo ieri ragazzi ero molto molto stanco perché come si dice, non avevo il turno lungo, molto lungo, di mattina e pomeriggio, però ero ugualmente stanco. E quindi ragazzi, scusatemi se non è uscito il video, ma veramente vi posso assicurare che ero cotto la sera. E niente, piuttosto che diciamo fare un video, ho detto vabbè, tanto li faccio quando voglio, ho detto gli extra. Quindi se non vedranno il video in questione sarà stato perché purtroppo il vostro Joy 92, insomma, chi lo costringe a fare un video di mercoledì se non vuole? O meglio ragazzi, se non sono nelle condizioni mentali viene fuori male. Poi ho detto vabbè, piuttosto che venga di merda meglio che non esca, perché se no deve essere una cosa che è un piacere, non che è un dispiacere. Allora mettiamo lì il seme puro, tanto per non cercare le scale. Più che altro per far spazio, perché se no, guarda quanta roba c'ho. Madonna, quanta roba che c'ha Joli. Cazzarola, non ci starà tutto. Idea. E se mi prendessi, come si dice,
un semifuoco glielo dessi in pasto a Breviary, così lui esplode. Allora andiamo a ritrovare. No, what the fuck. Allora, scacciabruma, un MN esclusivo della quarta generazione, tra l'altro, che serviva per scacciare la nebbia in platino e diamante e perla. Tra l'altro il loro remake non è neanche uscito, quindi la cosa diciamo che un po' non è che mi rassicura. Comunque tieniti un bel semifuoco, che non gli fa una sega, però quantomeno insomma lo uccide, anche se in realtà l'ha ucciso, però garanzia di Anguar. Allora, da qui ce ne usciamo, abbiamo detto, in un batter d'occhio, ecco. Cazzarola Jolly, ma proprio non ti sai esprimere oggi, eh? Sei più cotto del solito. E sì che madonna ragazzi, io lavoro in ufficio. Non dovrebbe essere difficilissimo. Vabbè. È che devo stare in silenzio praticamente, ragazzi, deve essere un funerale. Deve essere una specie di, non so, mortorio in ufficio, se no, botte. No, anzi, sono licenziamento. Comunque, yeah, ho fatto anche la missione, perché yeah. Se non mi dicono che me ne scappo. Vedi, chi è che se ne scappa adesso, eh? Vabbè, dai, che almeno ci prendiamo anche la nostra paga quotidiana e i nostri punticini, che non ce li toglie nessuno, anche se sono solo 20, ma fanno sempre bene. Allora, togliamo dalla lista la chiave rossa e la chiave verde. Adesso ragazzi bisogna trovare qualcosa da fare alla colonna del gelo. Allora, vediamo un po'. Oh, che bello, intanto ci hanno anche fatto il giardinetto, Gurdur e i suoi subalterni. E dategli una lezione, Scolipede con del gelo. No, allora sapete cosa, vabbè, ho fatto una cazzata, prendiamo le vadisfere e basta. È solo che dopo un po', come si dice, si esauriscono, e quindi non volevo usarne troppe, per dire quante ne ho nel deposito io. Ah, 5. Beh, allora cazzo. Allora andiamo. Ok, allora, colonna del gelo, dov'è? Eccola qua. Come sempre basso, a livello di mistero. Muy bien. E nulla, andiamoci. Non dovrebbe essere a un livello altissimo, in teoria. Vabbè, però, dai, proviamo a vedere dove sta. Dovrebbe essere a uno piano, non lo so quale piano. Vabbè, in teoria dovrebbe comunicarcelo Wubat, quindi non devo preoccuparmene. Eccolo lì, il passaggio laterale. Vaporeon, uno di quelli che mi piacerebbe avere nel team. Figurati se lo stronzetto però ci degna di questo privilegio, invece no, non può. Allora, praticamente adesso niente ostacoli, buona. Chiavetta blu, apri la porta blu, la porticina blu. Bravo, tu sconfiggili. E non ci dici niente di questo? Va bene, meglio.
Metti che uno non vuole sapere. Oh! Bene. Tu resta lì, semi puro. Va bene, anche Crocroc c'è pure. Sì, insomma ragazzi, comunque questi nemici che si trovano in queste porte qua, dietro queste porte, sono molto dangerous. Perché, insomma, come si dice, terremoto, insomma, non è mica una mossa da niente. E se te la scagliano contro, credo che saresti i primi a concordarlo con me. Che è un motivo in più per starci alla larga. Allora, adesso io voglio lanciare via un seme, anzi una cosa che la pelosfera, per dire, perché tanto con non disperdiamoci non c'è motivo di usarlo. Eh già, la tecnica non disperdiamoci, ragazzi, ormai, come si dice, è anche ben oltre, sì, insomma, la pellosfera, volevo dire, sì, non leva di sfera. Ok. Intanto mi sta iniziando a venire il sonno, per forza, perché sono quasi le 10, ma resisterò. Ma vedrete che resisterò. Devo tenere duro. Magari se sei te che le deposito non ci saranno più problemi. Che ne dici, Gioli, eh? Buona. Allora, adesso devo guardare, che non mi ricordo più cosa dicevano i miei appunti. Porta nera, dov'è? Dove si trova? Dunque, vediamo un po'. Non trovo dove c'è scritto. Scusatemi ragazzi, solo un minuto, sto cercando nei miei appunti perché ogni tanto le cose tocca appuntarcele un po' tutti. Oddio, volete vedere che non lo... No. Ragazzi, non mi sono appuntato dove è la porta nera. Allora ragazzi, scusatemi, faccio un attimo una ricerca e poi sì, torno da voi. Ok ragazzi, ho trovato dopo un po' di ricerche su internet. Dobbiamo andare praticamente al Dedalo Tornasole. Allora, aspettate però, perché io non c'ho la leva di sfera. Allora, cerchiamola qui dentro. Buona. Eccola qua. Onde vi? Puoi vederle onde vi? Roccia. Allora, fammi trovare un potenziale membro di tipo roccia. Non Audino che mi ha rotto. Ok, lui. Ora vi chiedete, ragazzi, perché l'ho chiamato Leonardo. Beh, è una tartaruga. E lui è una tartaruga ninja, è il leader, insomma. Come colore della fascia ha il blu, e quindi mi sono detto, vabbè, perfetto. E quindi niente. Ora Caracosta è una tartaruga ninja. Sì, perché l'ho deciso io. Allora, adesso che abbiamo spiegato il suo nickname, quando si è voluto, direi che possiamo anche andare. Ma non trovo però... Allora, dov'è? Che cazzo è? Oddio. Oddio, dov'è? Ragazzi, non la trovo, dov'è? Ok ragazzi, niente, giro a vuoto, vaffanculo, va a ste cose che, insomma, no, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo proprio. C'è
Ma l'unico posto dove puoi usare la chiave nera deve essere un posto inaccessibile, ma vai a fanculo, va? Cioè ragazzi, non saprei io. Cioè, mandare delle istruzioni tipo su come raggiungere. Cioè, non so, mi piacerebbe che fosse in lista, o almeno che ci sia un modo che non sia troppo affidato la fortuna per andare. Guardate, oh. Guardate, guardate, guardate. Non c'è niente. Non voglio andare neanche però a, come si dice, a caso, perché ragazzi, veramente, queste cose qua fanno incazzare non poco. Meglio che sospendo forse quella parte, perché veramente, ragazzi, non saprei neanche se, come si dice, se vale la pena, perché vabbè. Però, oh, peccato, una chiave non si può usare, perché di no. E vabbè. Ragazzi, veramente, però, oh, mi dispiace un casino, scusatemi, però. Purtroppo devo lasciare così. Vabbè. E niente ragazzi, se vi è piaciuta la parte mettete un bel mi piace, anche se dubito vi sia piaciuta, commentatela, iscrivetevi al canale e nulla, io sono Giulio92 e ci si becca al prossimo video.